piacere essere qui. Grazie in particolare innanzitutto a Madre Rosario, che ci ha permesso, come spesso in molte attività culturali, di svolgere in questa bellissima chiesa, la chiesa di San Paolo Bosco, e soprattutto per i concerti, ha una bellissima acustica e quindi ci piace sempre suonare qui. Vorrei anche ringraziare Matteo, un mio carissimo amico, che ha accettato la mia proposta di fare un concerto. Matteo ha suonato in diverse parti d'Europa, anche negli Stati Uniti, ha assistito alle lezioni di un conservatorio come il maestro Massimo Gatto. Questa sera ci presenterà un programma svolto in prima parte da pezzi di repertorio, in seconda parte da un'organizzazione su temi natalizi. Sfrutterà due strumenti, abbiamo collegato qui un computer che sfrutta degli strumenti registrati che esistono veramente, quindi utilizzeremo uno strumento barocco polacco e la seconda parte uno strumento sinfonico inglese, quindi due aspetti diversi dell'altro. E a questo punto lascio la parola a Padre Rosario. Do il benvenuto a tutti quanti voi, e in particolar modo saluto tutti, saluto i genitori di Matteo Grasso che hanno accompagnato qui i loro figli, sono onorato di avere qui in chiesa, e saluto un mio confratello che oggi è qui, padre Salvo Musso, parroco di San Martino, la parrocchia più a sud di Ortigia, la nostra è più a nord, siamo qui insieme stasera. E ringrazio Matteo Grasso, questo giovane musicista, di essere qui venuto da Giano, lui peraltro fa il conservatore a Capri, ecco, di essere venuto qui a Siracusa per offrirci questo concerto d'organo. Voglio dire due cose, una sul concerto stesso, e la dico da pastore, non da intenditore di musica, perché non avete davanti un intenditore di musica. E io amo molto Bergman, e Bergman nella sua autobiografia, il cui titolo in italiano è La lanterna magica, racconta che nel momento in cui perse la fede si ricordò della preghiera di Bach. Bach, quando gli morì la prima moglie, disse: Signore, fa che io non perda mai la mia gioia. E è interessante perché fa coincidere nella testa di Bergman, non so Bach cosa dicesse veramente, la gioia con la fede. È un po', questo mi sembra anche una delle chiavi spirituali della musica di Bach, cioè Bach è gioioso, ma è una gioia all'interno di una consapevolezza della realtà, della tortuosità di quello che lui intende come pellegrinaggio terreno. E questo fa intendere la grandezza di Bach. Cioè Bach non urla alla felicità. Bach non è triste, Bach è gioioso all'interno di una consapevolezza più grande all'interno della vita. Se vogliamo, possiamo pensare a tante chiese cristiane che sono necessariamente buie, ma che all'interno di questo buio tu vedi le grandi vetrate all'interno delle quali, ecco, attraverso le quali promana la luce. La vita cristiana non è interamente chiara, la vita cristiana è mistero, c'è luce all'interno di uno spazio pieno di chiaroscuri. Se tutto è chiaro, il mondo finisce qua, e se il mondo finisce qua sono guai. Per fortuna che ci sono degli spazi di mistero dove noi possiamo immaginare che vi è qualcosa di invisibile che sorregge quanto è visibile, e questo è estremamente positivo per la vita di ognuno di noi. Poi voglio spendere una parola sul nostro intermediario, cioè Alexander Cassani.
che ha voluto questo concetto. Alexander Castagna per me è diventato una persona importantissima e devo dire che al di là della sua collaborazione in parrocchia è diventato veramente un caro di quei pochi amici che incontri nella vita nonostante la differenza di età. E Alexander, io gli sono molto grato perché da 2 anni aiuta la nostra comunità nella liturgia e la messa è veramente bellissima. E quello che lui fa nell'organo, guidando il coro, e insieme ora a Fred, aiuta tantissimo nella preghiera. Io gli sono di tutto ciò estremamente grato. Si parla tanto nelle chiese, nella chiesa in generale, dell'importanza dei giovani che diventino responsabili. Lui non è un esecutore della volontà del Padre, lui organizza ormai buona parte della liturgia indipendentemente dal Padre. Per cui ecco, rendetevi conto, ci mancherà ovviamente quando andrà a studiare fuori, però gli saremo sempre grati per la sua intelligenza spesa all'interno della nostra comunità. Così tante altre cose. Io spendo semplicemente 2 paroline, l'aspetto tecnico l'ha spiegato lui, l'aspetto spirituale l'ha spiegato il padre. Io vi ringrazio semplicemente per essere qui, per un musicista, per un organista, per un qualunque artista è sempre bello essere accolto da questo calore del pubblico, è sempre una realizzazione, la realizzazione della musica, dell'arte, è questa qua, è condividere assieme questi momenti di gioia. 2 paroline semplicissime veramente, ora diamo spazio alla musica, all'organo e a questa armonia stupenda. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.